Cittadini residenti della zona di Via Marina, Piazza del Carmine, ci hanno segnalato questo ennesimo stupro della storia e della cultura napoletana. Siamo davanti alle due torri aragonesi, baluardo storico della memoria duo siciliana e borbonica di questa città, antico regno delle due Sicilie. Attualmente sono cantierate, ci dicono da almeno 4 anni, non si è mai visto un solo operaio e abbiamo potuto appurare che vengono utilizzate esclusivamente, come potete vedere dalla cartellonistica, soltanto per spazi pubblicitari, quindi ci saranno sicuramente dei ricavi. Lavori di restauro, torri aragonesi, non c'è nessun restauro in atto. All'interno, attraverso le feritoie della rete, abbiamo potuto vedere nessun attrezzo cantieristico, ma solo cartelloni pubblicitari piegati e messi per terra che vengono alternati di volta in volta. Lo stesso dicasi per l'altra torre, come vedete, per cui è interessante capire chi sono questi fortunati vincitori di queste gare di appalto che da 4 anni non si sa quanto pagano al comune, ma presto lo sapremo, e quanto il comune ricava e cosa fa con i fondi di questi ricavi, dove li investe. Tra l'altro questo cantiere è estremamente pericoloso perché questa è una strada a scorrimento velocissimo, pur di cantierare hanno occupato tutto lo spazio del marciapiede. Considerate che di fronte c'è il porto, se qualche turista straniero che non conosce la città si trova ad attraversare, si troverà praticamente inghiottito dal flusso del traffico. Noi continuiamo a fare il nostro giro, voi continuate a seguirci. Pensate, per affiggere questi cartelloni pubblicitari si è scomodato il Ministero dei Beni, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e addirittura il Patrimonio Mondiale della Tutela dei Beni Culturali. Unica cosa culturale che vediamo qua sono pubblicità, non c'è un solo operaio, non c'è una sola pietra sistemata. La situazione è quella che vedete e che noi vi stiamo proponendo, per cui è un mero scopo speculativo. Noi ci interroghiamo non tanto con il Ministero, ma perlomeno con la sovrintendenza, come possa consentire una cosa del genere, perché io provo a pensare i poveracci che abitano in palazzi neanche tanto storici e vogliono aprire un vano, una finestra, allargarla, sistemarla, si trovano di fronte a una marasma burocratica pazzesca. Questi come hanno fatto, perché lo hanno fatto, qual è lo scopo, quando iniziano i lavori, ma soprattutto quando finiscono questi lavori e quando finisce questo sconcio? Questo è quello che volevamo farvi sapere questa mattina. Come vedete, Sinapsi News e Napoli News Magazine sono sempre sul pezzo e questa mattina il pezzo mi pare che sia effettivamente molto pesante. Continuate a seguirci.